Allora, buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa di Questione di Cuore. Il film, come saprete, avendo il press book, sarà nelle sale subito dopo Pasqua, il 17 di aprile, distribuito dalla 01. Le copie sono 250, poi come sapete molto spesso dal momento della presentazione al momento dell'uscita ci può essere un sano incremento delle copie. Io vi presento buona parte del cast di questo film, come ormai poi è tradizione, penso dei film italiani, è un film assolutamente corale. Io ho trascritto i nomi, quindi poi ho un'indecisione sul tuo cognome, quindi magari mi aiuti tu e ti passo, perché ho provato a fare delle verifiche, nessuno sapeva dirmi come si pronuncia. Comincio allora dalla mia sinistra, che è la signora Lucia Batassa, vero? Sì, buongiorno. Poi c'è Nancy, devi dire il tuo cognome. Poi Andrea Calligari, numero 62, benvenuto. Umberto Contarello, l'autore del libro da cui ha preso le mosse. Michela Ramazzotti, Francesca Artigugi, che firma la regia e la sceneggiatura del film. Antonio Albanese e Francesca Inaudi. Poi forse arriverà anche Paolo Villaggio, saluto in prima fila ovviamente Caterina D'Amico di Rai Cinema e Riccardo Tozzi, poi ho visto anche altri complici della Cattleya, buongiorno, benvenuti. Vi lascio subito il microfono che arriverà, chi vuole cominciare questa piacevolissima conversazione. Sì, Michele. Usiamo questo perché altrimenti perdiamo. Salve, buongiorno. Sì, volevo chiedere questo al regista ma anche a Contarello. Spesso capita nei film italiani di commedia, anche se di commedia agra, soprattutto quando vengono raccontati e vengono messi a contatto due mondi diversi, che i nostri registi abbiano più simpatia e più, forse anche meno freschezza, nel raccontare la parte e il pezzo di società più lontana da quella che ci si aspetterebbe. Faccio un esempio, voi tutti forse non ricorderete il film Ferie d'agosto di Paolo Virzì. Ecco, lì tra i Mazzalupo e l'altro pezzo di società, no? Incarnato da Silvio Orlando, forse alla fine dei conti c'era più simpatia, c'era più affetto, c'era più vitalità nello sguardo verso i Mazzalupo. Qualcosa del genere forse c'è anche in questo film. Mi sbaglio o no? Chi comincia? Francesco, Umberto? I microfoni sono là davanti e funzionano più o meno. Tanto buongiorno a tutti e prima di rispondere alla domanda volevo ringraziare, qua ci vuole di cuore, Riccardo Tozzi, Francesca, Kim, Antonio, Micaela e tutti quelli che hanno fatto con grande intensità e secondo me con grande qualità questo bel film e che ovviamente per chi ha scritto il libro dal quale, anche se liberamente tratto, è solo un grande regalo e quindi per me personalmente questo è un giorno di festa. Oltretutto è un film sull'amicizia, io e Francesca siamo amici da tanti anni e penso che sono amico di Riccardo, sono amico di tutte le persone che hanno fatto questo film e quindi penso che questa cosa per me, intanto lo voglio dire, è una di quelle cose proprio belle che succedono nella vita. No, Michele, questo è uno dei pochi casi invece in cui io almeno personalmente ho trovato uno sguardo perfettamente bilanciato attorno ai, diciamo, ai due personaggi che provengono da mondi diversi. Mi sembra
in fondo, e questa è una delle cose belle che ha fatto Francesca in questo film, che abbia individuato in fondo ciò che al di là di quello che ciascuno di essi fa nella vita, abbia individuato con precisione qual è ciò che li accomuna dentro. E quindi abbia lavorato molto bene sul fatto che questa in fondo è la storia di, in qualche modo, di due fratelli che si sono ritrovati, che forse si conoscevano da un'altra parte, in un'altra parte della loro vita. E quindi per risponderti io trovo che il saper fare o essere così classificati genericamente come intellettuali o come una persona che invece usa le mani per vivere, in questo film non abbia spostato minimamente il baricentro dell'empatia da una parte o dall'altra. Direi, per finire, che sono due lavoratori dell'esistenza, e in questo credo che siano profondamente simili, se non limitrofi. Anche io, Michele, non sono d'accordo, nel senso che non c'è un personaggio buono e uno cattivo, sono tutti e due nello stesso momento buoni e cattivi. Io li amo entrambi con la stessa intensità, quindi mi risulterebbe molto strano che uno potesse essere considerato più accarezzato dell'altro. Credo che questo magari può essere un sentimento che hanno gli attori nei confronti dei personaggi. Ognuno dei due pensa che l'altro è stato trattato meglio, però non è così. Lo chiediamo ai due attori subito, Francesco. Vediamo se ti smentiscono pure. Te lo chiediamo anche a Michele, ovviamente. No, assolutamente. Assolutamente. No, assolutamente. A parte che iniziavi sempre a fare i primi piani da Antonio. No, vabbè, ma ci siamo trovati in una situazione di tale serenità, insomma, e collaborazione, insomma, che tutte queste cose intelligentemente io penso siano state bypassate. Rimango sul no, assolutamente. È stato durante una bella intesa che ci ha permesso di esaltare questa emozione, questa amicizia. Poi per quanto mi riguarda, come ogni film, io cerco, lo vedo anche come una sfida piacevole, cercare di esaltare in quel modo l'amicizia, quest'amore, interpretando un personaggio che non avevo mai interpretato, un filosofo, diciamo, un professionista. E quindi quello che abbiamo fatto durante è proprio con grande piacere sostenere ed elevare, ripeto, questa amicizia. E poi guidati da io, la prima volta che io, praticamente io tutta la vita mi faccio guidare dalle donne, ma è la prima volta al cinema. È sensazionale, cioè proprio, lo dico, l'ho detto anche ad alcuni colleghi, è un caterpillar, non si ferma mai. L'abbiamo anche pregata più volte, basta, sono le 11:15, cioè ho perso i sensi, sto perdendo i sensi, no, a parte gli scherzi. È stato da parte di Francesca e di tutti veramente un incontro molto piacevole, molto intenso, in una città che ci ha accolto molto bene,